Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Castlevania Lords of Shadow per PS3. Dobbiamo continuare appunto capitolo 5, terza missione, Catacombe Abbazia. We delve deep below the abbey, ready to face the evil confronting us. The abbot, Vincent Dorin, was once a good and kindly man who helped the people of Wygol. But now he has become a devious coward who has holed himself up in the abbey and rigged it with traps of cunning. The people, unprotected, have paid a heavy price for his treachery. Night has fallen outside, and we will be open to vampire attack at any time. We must be on our guard. We must work together if we are to succeed in acquiring the relic that the abbot guards. This will help us greatly in defeating the vampiric horde later. Bene, e quindi dobbiamo addentrarci nell'abbazia per recuperare questa reliquia. Abbiamo anche Zober che ci segue. Ti do una mazzata, Zober, se non la finisci di seguirmi, che vedi, eh? Ok, bene. Comunque, mi aveva detto magia della luce e fatine. Ok. Sì, infatti sembrerebbe fare il suo dovere. Ok. No, però aspetta. Questo. No? Sì. Ok. Sembrerebbe fare il suo dovere, ma non ho ben capito cosa combina in realtà. Qua posso acchiapparlo? No. Levati. Scassalo di mazzate, sto infame. Ok. Sì, c'erano un po' di vampirelli. Dunque qua sembrerebbe un qualcosa da. Ok. Ma dove cazzo sei, Zobek? Ok, qua possiamo prendere sto paletto sicuramente e andare a ficcare qua. Ma c'è Zobek che dovrebbe tipo aiutarmi e non stare lì a cazzeggiare. Ok. Stay away from me, vampire! Yeah! Ok, tira. Tira olio di gomito a gambe. Su che arrivano i vampiri. Su che arrivano i vampiri, dai! Perfetto, chiama Zober. Sì. E vaffanculo. Ma... ah no, lasciami stare. Lasciami stare. E dai, vaffanculo. Vai di là, vai dall'altra parte, grandissimo. Perfetto, qua questo si può distruggere? No. Mi sa che devo trovare un altro di quei paletti. Fuori dalle scatole, questo non è la chiave che attiva questo meccanismo. Bene, c'è un cazzo, com'è un cazzo. Qua assorbiamo di nuovo tutto. E siccome c'è questa fontana che ci ripristina le abilità latenti, sì, ho l'impressione che debba fare qualcosa tipo... no, questo no. Dice che ci deve essere un modo per abbattere la griglia. Non ho capito di quale griglia stia parlando. Ah, aspetta un attimo. Sì, ho capito. Qua. Sì, e io so quello che devo fare. Ok. Così? Ancora? No, aspetta. Infatti quello che stavo facendo prima. Yeah. Però vieni qua che assorbo di nuovo un po' di abilità della... un po' di potere magico dell'oscurità. Bene. Abbiamo sfondato sto coso. Ora c'era ancora qualche vampirello da seccare. Ok. Morite. Fuck you monster. Tra l'altro abbiamo la croce potenziata adesso. Effettivamente fa più danni, eh. Guarda te che bastardo. Tu Zobek non fare niente. Mi raccomando. Stai lì fermo che va bene così. Crepa. Oh, infame maledetto. Bene. E adesso posso ancora attivare. Ah, questo sì, mi serve, lo devo portare dall'altra parte. Molto bene. Gabriel versione carpentiere.
Ok, che debba andare laggiù, probabilmente sì, o forse devo metterlo qua, non ho detto quello che hai detto, comunque va bene così, proviamo a metterlo prima di qua, tanto ci sono due zone in cui passare, quindi senz'altro devo andare in tutti e due i percorsi, quindi uno o l'altro è indifferente, immagino, in questo momento. Ok, andiamo di qua, e vediamo un po' cosa dobbiamo fare, dunque... C'è una delle chiavi che ci seguono, perfetto, quindi devo arrivare fin dall'altra parte. Allora, vediamo un po', di qua c'è niente, quindi siamo già avvantaggiati. Qua, sì, aspetta, di qua non posso andare. Non vorrei buttarmi a casaccio, perché mi farebbe molto piacere. Non è che devo andare a prendere quel cacchio di paletto dall'altra parte? O se lo tolgo tipo dici che faccio danni? No, non faccio danni, allora posso andare a portarlo via. Minchia, ma un paletto solo c'è per tutti questi meccanismi. Ma potremmo mettere qualcuno di più, vabbè. Proprio ci sprechiamo, eh. Va bene, allora portiamocelo dietro. Usiamolo qua. Yeah. Boom. E azioniamo sto marchingegno. Ok, occhio a non cadere di sotto mentre giri sto posto. Che è il massimo. Ok, un Zobek. Ah, un piede di porco. Sembrava che avesse bestemmiato in realtà da quello che ho letto. Ok, perfetto. Non è che adesso arriva qualche nemico a rompere le palle mentre sono qua. No, speriamo di no. Ok. Aspettiamo. Andiamo su di qua. Andiamo a prendere la chiave. Ok, piano perché le telecamere girano sempre malamente. Non è che di qua c'è qualcosa. Sì, ottimo. No, una gemma della luce, buonissimo. Di qua c'è altro. No! Ma vaffanculo, mica mi devo rifare il giro. Ok, e quindi abbiamo trovato una delle chiavi del chiostro dell'abbazia. Quindi una l'abbiamo presa. Ora, noi ci riprendiamo questo, tanto sicuramente ci serve di là. E dobbiamo andare dall'altra, nell'altra metà, nell'altra zona. Però sempre azionando questi meccanismi con sto paletto. L'unico paletto che c'è in tutta l'abbazia, mica si sono proprio sprecati da fare schifo, devo dire. Ok, quindi uno l'abbiamo trovato. Ora, questo mettiamo qua. Per cortesia. Sei un imbecille, ma vuoi mettere sto coso? Lo buttava per terra. Lui dice, no, a me non mi piace. Ok, fai tu. E va a finire che ce lo dobbiamo portare dietro anche dall'altra parte sto coso, Però per adesso non lo prendo. Vediamo un po' se poi ci serve, lo torniamo a prendere. Allora, qua non mi piace tutto ciò. Non mi piace. Ok, minchia, qua so cazzi. Vai! E che caspita! E dai, vai! Zobek! Chia! Madonna! E quickly, ma è... Perfetto! Muori, Zobek! No, pensavo che morissi! Caspita, ma come torniamo indietro, tra l'altro? Si riapre, perfetto. E giustamente una volta uccisi i nemici si può tranquillamente riaprire. Hai trovato una delle chiavi del chiostro dell'abbazia. Yeah. Tanto mi chiedo, chi è che accende tutte queste candele? Cioè, dovrebbe essere abbandonata tipo sta abbazia. Comunque ci dovrebbe essere solo un tizio. Però tutto acceso. Va bene, qui prima chiave del chiostro. Qua seconda chiave del chiostro. Ora, prima di andare avanti recuperiamo un po' di magia. In realtà l'abbiamo piena, ma riempiamo la seconda barra, quella provvisoria, e andiamo avanti. Ora, et labora. Dunque, vediamo un po'. Di qua nulla. Qua c'è un comodino, lo distruggiamo. Grandissimo, è intorno una fatina. Bella lì. E un pugnale da lancio. Ottimo. Qua, adesso, sì. Me lo ricordo vagamente questa zona, mi ricordo che era un po' incasinata... Ma non mi ricordo più cosa bisognava fare. Sì, qua ci fa vedere tutto il percorso. Ho l'impressione che sia un po' incasinata sta zona. Non mi ricordo più se c'è qualche enigma ambientale da risolvere. Forse sì.
Ah, ok, qua c'è una parete da sfondare. Qua c'è qualcosa di tipo un varco dimensionale, però vedremo adesso, in ogni caso scopriremo cosa bisogna fare. Ok, qua cos'è? What? There is a strange device here. Sì, ok, leggiamo questo, magari ce lo spiega. Perfetto, vediamo un po' cosa ci dice. Allora, ho sentito che Gandolfi andò in cerca del vampiro che prese la sua amata figlia. Questa fu la motivazione principale che lo spinse a creare la croce da battaglia e le sue reliquie di aggiornamento. Poco fa ha superato un mausoleo che potrebbe aver custodito uno degli aggiornamenti della croce, ma comunque l'arma stessa giace nella cripta segreta della confraternita. La rivedremo mai in battaglia? La profezia accadrà veramente o scopriremo mai cos'è successo a Gandolfi? Non ci spiega niente di tutto ciò, quindi qua non possiamo passare. Immagino che dovremmo entrare qua e capire qualcosa di più. Qua possiamo distruggere tutto, magari c'è qualcosa dentro. Sì, no, possiamo portare altri pugnali, va bene. C'è un tizio qua che giace a terra. Un'altra pergamena? Bene. Ah no, eh sì, mi ricordo bene, c'è un enigma. Quel dannato abate, ma chi, il calciatore? Vabbè. Come può un uomo di Dio usare questa magia infernale? Questo dispositivo e il portale che continua a portarmi qui devono essere collegati in qualche modo, ma non riesco a capire come. No, non sblocchiamo la soluzione, anche perché sono 500 punti esperienza. Quindi qua vuol dire che probabilmente c'è un portale che ci riconduce sempre al punto iniziale. Vediamo un attimino, che qua... No, voglio prima innanzitutto vedere qua che c'è una porta che c'è un punto che si può distruggere, va bene. Ecco qua. Questo lo possiamo prendere e portare dove? Aspetta, di qua cosa c'è? Niente. Oh sì, aspetta, giriamo di qua. Sì, boh, proviamo andare da quella parte dove c'è il varco dimensionale. O forse qua c'era una base. Sembrerebbe, sì. Qua ho l'impressione che non potremo fare. Aspetta, qua azioniamo praticamente dei. Ah, vuoi vedere? Forse ho capito. Ma vaffanculo. Aspetta, facciamo fuori questi. A parte che non si possono far fuori qua perché continuano a rispuntare, mi sa. Qua mi pare di aver capito. Forse ho capito, c'è quel portale che ci teletrasporta nella zona in cui noi ruotiamo quel marchingegno. Quindi, ora vediamo se riusciamo a liberarci un pochino la strada da sti bastardi, cerchiamo di andare a fare un po' quello che c'è da fare. Ok, so che qua continueranno a saltare fuori, l'impressione. Adesso provo a seccare questi e vedere se continuano a cicciarmi fuori. Ok, muori. Boom. Minchia. Crepa infame. E vaffanculo, curati. Non puoi portare altre fate, ma non ne sono intenzione di portarne delle altre. Ok, qua continuano a saltare fuori. No. Dunque, adesso vediamo un po'. Se io giro di qua. Chiama Zobek, ok? Vieni qua, Zobek. As you wish. Quindi adesso se io attraverso il portale. Se io attraverso il portale che non è qua, ma è dall'altra parte. Fuck. Ah, aspetta un attimo. Minchia, che palle! Ok, Zobek, vieni qua, vediamo se adesso riesco a. Ok. Qua c'è il portale, quindi mi conduce qua dove ho indicato la freccia, perfetto. Quindi devo indicare la zona in cui andare avanti. Qua abbiamo fatto giusto perché c'era un collezionabile da raccogliere. Perfetto. Vediamo un po' qua adesso. Come torniamo indietro, tra l'altro? Dobbiamo poter tornare indietro da qualche parte adesso, perché sennò siamo. Ah, ok, di qua. Sennò siamo incastrati. Bene, ma vaffanculo, va, creature della notte, morite di nuovo. Quindi adesso io se giro di qua mi dovrebbe portare qui. Vieni Zobek,
Tieni questo, che io attraverso il portale. Vai. Go, go, crossover now. Sì, crossover now, ma aspetta. Perfetto. Qua c'è questo. Ci recupera la vita. Good. Qui troviamo una pergamena, la leggiamo subito. Devo essere impazzito. Come ho potuto accettare una tale missione? Infiltrarsi da solo nell'abbazia per recuperare una qualche misteriosa reliquia? È pura follia. Questo posto è pieno di trappole diaboliche e creature indescrivibili che desiderano nutrirsi della mia vita. Non ti preoccupare che tra poco finirà tutto. Qua azioniamo questo. Qui ci apriamo di nuovo la strada. Perfetto. Vai, apri. E adesso dobbiamo trovare solo più il punto in cui proseguire. In realtà abbiamo fatto tutto, perché se abbiamo raccolto le pergamene nascoste, abbiamo raccolto una gemma della luce. Che cazzo era? Vaffanculo, morite. Ma che le fate? Infami di merda. Ah, che... Ok. Sì, mica. Ti ho sollevato la terra, ti ho seccato malamente. Ok, qua c'è un fottuto goal. Ok, da una parte sono andato, dall'altra pure, vaffanculo. E va, cacati. Ho finito la cosa della luce, bene, quindi continuerò a morire adesso, finché non recupererò un po' di vita, perfetto. Dove sei, Zober? Ecco, devo solo più trovare la zona in cui andare avanti. Bene, quindi adesso dovrebbe rimanerci solo più, quelli sono andato, di qua pure, e di qua. Yeah! Vieni, Zobek! Vieni! Sì, ma... veloce! Ok. E dovrebbe essere di... qua! Yeah! Good! Enigma risolto! Basta, ce ne andiamo, Zobek! Lascialo perdere! E quindi abbiamo finito questa missione, che è durata abbastanza, quindi potremo anche non procedere oltre, perché se no andiamo veramente troppo in là. E tra l'altro abbiamo raccolto tutto, perché abbiamo risolto, oltre enigma ambientale, siamo anche andati in delle zone che ci hanno permesso di recuperare delle gemme. Andiamo un attimo alla pagina delle abilità, potremo vedere dunque 2930, o prendiamo qualcosa che ci manca, tipo potenziamenti di questo genere, oppure tipo attacco capriola sarebbe... dopo una capriola su un nemico. Ah, ho capito. Dopo aver scavalcato i nemici con una capriola, premi subito tre volte quadrato per attaccarli alle spalle. Questo non è male, ma non abbiamo abbastanza soldi. La prendiamo la prossima volta. E poi armi secondarie abbiamo sempre questa. E poteri reliquie. Sì, abbiamo pugno valanga. Pugno valanga. Questo non è male. Mentre se in aria usa questo attacco per scagliare verso il basso. Ma tanto gli attacchi aerei li usiamo veramente poco, quindi non conviene spendere soldi in questo senso. Comunque, per adesso vedremo poi cosa compare. Noi facciamo che continuiamo la missione così salva. Io come sempre vi ringrazio per aver visto anche questa parte di gameplay. Come sempre vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima parte di Castlevania Lords of Shadow per PS3. Quindi alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.